Di recente ho una tosse, scusate. Quindi se non sarà la reaction ottimale, cioè non parlerò al basso in questa reaction, dovete sapere che ho avuto un po' di tosse, ma signori, la rivista sugli youtuber che nessuno conosce. Signori, siamo pronti ad un altro capolavoro di Poldo qua per poterci godere tutti insieme. Forse mi prendo i fazzoletti. Ok, fazzoletti presi, ma signori, noi siamo pronti per questo video, per questo classico. Intanto, ragazzi, dovete sapere che prima vi stavo recuperando un paio di YouTube poop vecchie vecchie, perché dovete sapere che oggi ho fatto uscire una YouTube poop, però è non in elenco, perché una YouTube poop che ho voluto mandare ad uno YouTuber, se volete ve la metto in pubblico. Ragazzi, ho appena scoperto che letteralmente YouTube dopo quel, come si chiamava, Top 10, ne hanno fatti uscire altri due. Cioè, e pensare che l'ultima YouTube poop su un loro video Top 10 è finita che non avevo idea, come in realtà molte YouTube poop. Credo che Tearless Raptor, quella là su Tearless Raptor sia stata tipo l'ultima YouTube poop che non è finito con la, non ho idee. Mi sa che dovrò prima guardarmi i video e poi farmi venire le idee. Ma comunque, direi di iniziare. Voglio subito partire con un aneddoto, ma facciamo un attimo iniziare questo video. Questa è una vecchia rivista sugli youtuber italiani che nessuno conosce. E mi è Fangei bastato Baby K. leggerla per capire che è stata una terribile idea. Si tratta di Webstar Magazine, ecco, te lo metto davanti. Scommetto che se per caso l'avevi vista da qualche parte, l'hai totalmente. Allora, l'unica volta che ho visto Webstar Magazine è stato in un video per Yotobi fatto per Halloween. Si chiama tipo Cortissimo il vero orrore. Ed era un video dove Yotobi. Allora, il video inizia con Yotobi che spulcia un paio di film horror. Decide di scegliere un film horror su dei wrestler che combattono contro degli zombie. Lui quindi si traveste da Mankind, questo wrestler, vabbè, la mia mania per il wrestling, diciamo, ma io mi guardo un po' i video, ma ormai è un po' morta. Mio Dio, mi ricordo ancora il 2021, anche se il mio video più visto di tutto il canale è letteralmente di wrestling, quindi, vabbè. E poi si traveste da Mankind e quando si mette sul divano calpesta con le chiappe questo Webstar Magazine e il video è letteralmente lui che legge tutto, quindi sì. Rimossa dal cervello. Ma non ti preoccupare, ci sono qui io per raccontarti di quest'incubo. Ma perché hanno fatto un magazine sugli youtuber? Cosa c'è all'interno? Perché hanno di Marketing. nuovo provato a far uscire YouTube da internet? E come ha fatto a durare più di 20 volumi a differenza di tutti i magazine che parlano del web? Essendo un giornaletto di quasi 10 anni fa, per trovare informazioni ho dovuto comprarli tutti da qualche ex fan degli youtuber che adesso magari è un trentenne con un figlio a un lavoro, ecco. E mi sono messo a leggere ogni singola pagina di queste riviste per giorni in modo da trovare una soluzione a questa stranissima storia di un magazine di YouTube Italia. Siamo Arriverò a pronti. parlarvi bene però di cos'è stata questa rip. Cioè, sta diventando una sorta di saga. Abbiamo già la trilogia, i Web Show Awards, i fallimenti dei film su YouTuber. E ora questo. Aspettiamo la saga, Sta Poldo. fallimentare, dobbiamo tornare indietro di qualche anno. Siamo nel periodo post-2010, quando YouTube Italia stava iniziando a mettere radici, quando le prime vere web star iniziavano ad avere tantissimi fan a tal punto da trovare la necessità di dargli un nome. Tipo, lo sapevi che le fan di Anthony Di Francesco si chiamavano Puffette perché erano. Anthony Francesco io conosco solamente le cose brutte. Perché cioè, mi ricordo solo, qui parte la ship e il like dislike. Quindi, boh, forse Anthony Francesco era anche un gran YouTuber. Ma Di Francesco, quell'allenatore della. Vabbè. Sono più bassine e piccoline rispetto a me. Ok, va bene. Ecco, man mano che sempre più youtuber Schifo. nascevano nella piattaforma, contemporaneamente iniziavano a spuntare degli occhi Daniele esterni Dose che osservavano la Matter. situazione. Ora, immaginate YouTube Italia in quel periodo come i primi film della Marvel, ok? Ognuno si Ok. faceva i suoi video per il suo pubblico, nel suo stile e con i suoi format. Potenzialità assurde per Avengers. questi ragazzi che erano state intraviste da un Nick Fury di YouTube Italia, ovvero un talent scout di nome Luca Casadei che unì gli Avengers del web. In poche parole,
un management. Vi ho già parlato della figura di Casadei, e in generale è un nome che se stai su... E Casadei, tra l'altro, non era tipo in una faida con Zeb 89. YouTube Italia da tempo hai già sentito da qualche parte. Magari conosci il suo podcast. Oppure hai seguito la vicenda di Zeb 89 contro gli youtuber Money Grabber. Ecco. O magari conosci la sua azienda, Webstar Channel. Quel periodo dove YouTube era semplicemente ragazzetti che facevano dei video per divertimento. Questa persona aveva visto delle potenzialità, la capacità di creare un'industria intorno a questo settore che stava nascendo, di farci dei soldi. Secondo loro si poteva imparare dalla televisione, dal cinema, dalla musica, e si potevano applicare le stesse manovre anche su YouTube, creando delle vere e proprie star, ma del web. E bisogna dargli merito, perché nel bene e nel male ci riuscirono davvero. Negli anni successivi Webstar Channel si mangerà interamente questo mercato, puntando ad un monopolio sulla comunicazione web. Tra le varie manovre per ingigantire il fenomeno creator, Webstar Channel ha fatto varie cose. Potrei nominarvi il loro film Game Therapy, ma ve ne ho già parlato. Ma io vi prometto, un giorno... Anche se, ragazzi, lo sapete che ho un po' paura per Game Therapy? Perché è un film... Se guardo il film, in pratica mi tagliano le gambe. Io lo vorrei fare in live, forse con degli amici. Vabbè, che ne so, metto un qualche watermark e... In modo molto dettagliato in questo video. Potrei farvi vedere i tantissimi eventi nei centri commerciali dove poter incontrare gli youtuber. Potrei parlarvi del loro programma su Sky, Social, Facebook, come siano arrivati a farci un libro chiamato 50 challenge epiche manuale per replicarle con gli amici. Ok. Tra l'altro... Io ve lo ripeto ancora, di Social Face mi ricordo anche il film che è stato parlato nel video sul fallimento dei film degli youtuber, che mi fecero vedere che c'era su Now questo film seguito di Social Face. Apro una pagina, Ass Ball, cosa? Rocket League Live, cioè calcio in sedia a rotelle? Ah no, quel go-kart. Vabbè, sta di fatto che di progetti esterni al mondo di YouTube ne hanno fatti tantissimi. Potrei andare avanti per tutto il video, tipo i Tatak, non so cosa sia. Degli youtuber, dove hanno pure sbagliato e invertito Surri e Stepney. Ma in video in particolare... In realtà, teoria della cospirazione, Salvatore... In realtà Surri e Stepney sono gemelli. Semplicemente uno dei due si è grassato i capelli. Mentre quindi in realtà tutti e due sono di Lucca. Voglio concentrarmi su quella che io definisco una strana scelta editoriale. Ossia. Ah, cacchio. Siamo ritornati. Concentrarmi su quella che io definisco una strana scelta editoriale, ossia Webstar Magazine, il magazine sugli youtuber. Il primo volume di Webstar Magazine è uscito a novembre del 2015 al prezzo... Ma tra l'altro maxi poster KSI Mates. Io voglio il maxi... Io ho anche il maxi poster del Gabibbo, mi potevate... ...di 3,90€. E la sua pubblicazione è continuata fino al 25esimo numero a dicembre del 2017. Okay. Per due anni Webstar Magazine ha continuato a vivere. Secondo la descrizione ufficiale, Webstar Magazine è la prima iniziativa editoriale su carta dedicata alla generazione dei nativi digitali che sempre di più si sta allontanando dai media tradizionali per rivolgere la sua attenzione al mondo del web. Oltre 60 pagine dedicate al web, con interviste esclusive, rubriche sul gaming e sulla tecnologia, racconti dai web raduni, consigli di credo su come diventare webstar e tanti altri temi che appassionano i giovani vlogger e i loro fan. Davvero i contenuti all'interno. La formula era che Webstar Channel prendeva tutti i vari talent che aveva nella busta della spesa e raccoglieva contenuti da inserire all'interno. Ma tra l'altro, lo sapete che Craig mo ha citato quel meme là? Se andate su Boeing e vi esce una pubblicità di Craig, c'è lui muscolosissimo ad un certo punto che rifà il meme del mio Dio, l'ha citato anche forte, cioè veramente cosa sarebbe successo se quest'uomo non avesse mai messo quel sale, cioè. E più possiamo trovare delle interviste, possiamo sapere di più sui mates, oppure possiamo approfondire la storia di FaviJ, Dexter, Kappalicious, Lion e i segreti di Minecraft, Antonio Di Chiele, cosa? Oppure possiamo scoprire la storia del nostro Antonio Di Chiele Joker, con tanto di foto della postazione da gaming con scritto gli attrezzi del mestiere. Ma tra tutte le interviste all'interno, l'unica che ho trovato davvero incredibile è quella di Dellimello, che quando gli chiedono di presentarsi risponde: preferirei non farlo. Potevi sapere di più dei tuoi youtuber preferiti, tipo c'era una sezione in ogni volume che ti diceva i compleanni che stavano per arrivare, così potevi andare nei DM prima di tutti a scrivere auguri idolo emoji di festa. Iscriviti al canale se anche tu vuoi sbatterti il cranio nel marmo. Diciamo che i contenuti non erano dei migliori. Un altro
altro main format all'interno del magazine era la posta del cuore. Sostanzialmente l'editore dava a disposizione una mail e potevi fare delle domande a degli youtuber che avrebbero risposto nel numero dopo. Possiamo trovare infatti Leonardo De Carli che dà consigli su come smetterla di farsi bullizzare. Keta Menchi che non era un consiglio, non cagarli, bullismo risolto. Letteralmente De Carli level 5 sigma su Villa in Arc. Questa tecnica si chiama UGC, User Generator Content. Sostanzialmente si spinge lo spettatore a realizzare qualcosa sotto richiesta del creator. In realtà, se sfruttato bene, porta dei risultati interessanti. Ci chiedevo di dipingermi, è stata la Bosti. E tra l'altro, a me piacciono sempre le User Generated Content. A me piace tanto le meme reaction su YouTube, ma le meme reaction, perché adesso sto facendo anche quelle su Discord, cioè quelle su YouTube, però erano bellissime, mi mancano. L'ultima che ha fatto è stata quella con la sedia a due gambe in co-op e non è finita bene. Tra l'altro questa a domenica fa una live delle migliori canzoni, quindi sì. Se sfruttato male, invece, possiamo vedere la rivista che spinge le persone a scrivere fanfiction su Wattpad. Aiuto. Insomma, un contatto quasi diretto. Io ragazzi, vi ricordo di aver visto. Allora, in pratica non so perché, ma a scuola dissi Caparezza X Albano Wattpad. Me l'hanno cercato e c'è sta storia su Wattpad e con sta immagine di Albano, di Albano con la testa gigante. La testa gigante di Albano a guida di un ape car. Anzi, di un tuk tuk. Vabbè, non so come si chiama. Di un ape car, comunque. Veramente. Quei creator. Un contatto che volevano ridurre ancora di più. Infatti, ogni numero aveva all'interno due poster dei tuoi youtuber preferiti da poter mettere in cameretta. Wow! Mio Dio, quanto inquietante vedere foto di ragazzine e ragazzini con questo tipo di poster appesi in camera. Mi fa un po' strana, è una situazione quasi da fan degli One Direction, ma con gli youtuber. YouTube è nato questo? Probabilmente sì, anche anni fa c'erano le fan di Alberico De Giglio che fangirlavano in questo modo fino a fargli appendere i cartelloni in camera. Ma è vero che Alberico De Giglio, ma è Alberico De Giglio, me lo ricordo per essere apparso in Sud versus Nord dei Pantellas. Che tipo faceva la parte del sud, boh, non mi ricordo esattamente da dove viene. E comunque di quel video ricorda ancora della canzone di quando del super parola con la T per ridicolizzare le persone nate sotto il centro, che mi sa che avete già indovinato, finisce con una S se non l'avete indovinata. Io avevo ascoltato questa canzone e la volevo trovare, non l'ho mai trovata. Mi sa che è una canzone fatta proprio per il video. Cioè, ma vabbè, qua semplicemente non c'è nulla di male, sono molto fuori dalla mia visione di YouTube. Poi vabbè, all'interno del magazine c'erano altre cose palesemente per ragazzini, tipo le migliori cover per il cellulare, oppure le app da non perdere. È quella che io considero la sezione più bella del magazine, ovvero gadget tecnologici epici. Ma aspetta, dovrò riguardarmi il video di Yotobi. Polari con zip, il guanto GoPro, il joystick per iPad, il selfie stick in regalo, meno male che con questo andiamo in guerra. Potrei usarli per fare male a qualcuno. E poi questa pagina dove Mangaka ci consiglia dei manga. Dio, Mangaka, cursatissimo vederlo con i capelli. Come so che Dario Mo ci ha appena messo pausa al video in modo da leggere questa pagina per intero, adesso come minimo dovete mettere like al video. No, lui sa che Dario Moccia reagirà a questo video. Ovviamente non lo salutiamo, il Darione nazionale. Di iscrivervi al canale. Oppure potevi trovare all'interno del magazine delle guide, tipo i consigli di Clash Royale di Yakidale o i trick per vincere a Slither.io. O ancora 10 trucchi per Pokémon. Wow! In questa pagina, tra l'altro, possiamo trovare una sezione chiamata Gossip, con su scritto che nel gioco ci sono 4 leggendari della prima serie, ovvero Articuno, Zapdos, Moltres, Mewtwo e Mew. E esattamente 4. Insomma, 4. Più andavo avanti con la lettura, più capivo che questo magazine era stata una terribile idea. Vorrei continuare nel dettaglio a parlarvi delle stronzate dentro al magazine, perché alcune pagine sono incredibili. Ma prima voglio esporvi una mia idea, magari sbaglio, ma quello che nasce su internet rimane su internet. Ovviamente ci sono casi a casi, lo so che ad esempio un libro tecnico sulla storia dei social network può essere una buona opera, sì. Si tratta di un saggio che guardate serve. I social media, è un film fighissimo. Che sia su camera. Ma perché avrei bisogno di un magazine sui meme del mese se i mi migliori... basta... cosa c'è?
Migliori meme di sempre. Febbraio 2069. 4,99 euro per qualcosa che puoi vedere gratis cercando su internet. Però, cioè, è figo. Sui meme del mese, se mi basta aprire Instagram, perché avrei bisogno di una rivista su come si usa un software se mi basta guardare un indiano su YouTube che me lo spieghi? Diciamo che da quando internet è diventato quello che è oggi, i magazine hanno iniziato ad essere meno rilevanti. Il World Health Catalog nel 1968 aveva all'interno delle guide sulla tecnologia, ma ci stava perché in quel periodo mica c'era il 14enne con il notepad e della musica. Ciao, ciao ragazzi, benvenuti in questo tutorial su come scaricare Minecraft craccato 1.5.7 per poi tutta la canzone. Come si chiama? Sound System 009, se non mi ricordo male la canzone. Dubstep che ti spiegava come scaricare. Item allora innanzitutto, andate in descrizione, scaricate la patch www.iscriviti al canale di pod.com. E nemmeno Minecraft mi sa che c'era. Ho provato a cercare se effettivamente qualcuno in tempi recenti ha tentato di realizzare dei mensili sul mondo del web e ho trovato praticamente nulla. C'è stato Like, come utilizzare al meglio i social network, e Highlike, che doveva essere tipo gossip dei personaggi web, e oh mio Dio, voglio bere la candeggina. Oppure Selfie, per insegnarti a fare delle foto perfette per i tuoi profili, e ancora. Vedo con tutte queste sembrano uscite da che so, un cartellone che letteralmente piazzerebbe la mia palestra. Ti presento uno di quei cartelloni di gomma, la tua palestra piastra tipo sui muri, ecco. Sembrava mettere là quelle cose, mio Dio. Cioè tu, cioè è una rivista molto famosa che non ha bisogno di presentazioni. Immaginate il gossip messo su carta. Fine. Ecco, hanno realizzato un inserto di poche pagine all'interno dei loro mensili che parlava delle web star. E non ho idea di come io ne abbia trovata una copia. YouTubers? YouTuber e non solo? Focus Junior Star? Ok. Ora tutti questi magazine che vi ho nominato hanno una sola cosa in comune. Hanno smesso di farli dopo qualche numero. Perché? Per lo stesso motivo che dicevo prima. Perché quello che nasceva su internet rimaneva su internet. E Webstar Channel, questa frase che ho appena detto, probabilmente la ripudia a morte. Perché a giudicare da tutti i tentativi che hanno fatto per far uscire il loro talento da Social Dream YouTube, comunque si chiamava quel film là. vuol dire che avevano un progetto in mente, qualcosa che sfugge ai nostri occhi. Webstar Magazine nasceva con delle pretese diverse rispetto agli altri magazine che vi ho nominato, tanto che sono arrivati a fare oltre 20 numeri. E so che volete ancora sapere cosa si cela dietro queste pagine, fidatevi che è molto più noioso di quello che pensate. Questo perché man mano che andavano avanti i volumi, i contenuti sembravano quasi esaurirsi fino a ripetersi. Infatti hanno provato a integrare qualcosa di esterno che potesse interessare ai fan degli YouTuber, tipo i cantanti. Ci sono pagine dedicate a Rocco Hunt, Baby K, Alvaro Soler, Elodie, oppure pagine chiamate 10 Come cose che non. Elodie si era già ragazzi, Elodie è una di quelle cantanti tipo i Maneskin che non che letteralmente tu non sai erano popolari tipo cioè i Maneskin cioè erano popolari prima anche di Zitti e Buoni, in realtà era Marlena torna a casa, ma poi in realtà è una canzone che forse avete ascoltato mille volte, Sai su, intorno giravano Justin Bieber, One Direction, Rihanna e bla bla bla, solita roba da giornaletto del cazzo, insomma. Ignorando i contenuti esterni, una delle categorie più divertenti è sicuramente talenti emergenti. Ora, in generale, immaginate questo magazine come una partita indovina chi. E la prima ok. domanda che fate è: questa persona fa ancora video? No. Cazzo! Ecco, nella sezione talent emergenti mettevano qualcuno che stava emergendo in quel momento, ma che dopo 10 anni posso dire che non è successo. Solamente alcuni sono riusciti a sopravvivere, tipo Gabriele. Gabriele Vanniato come Catanzaro con Lui che da vlogger è diventato un fu faguru con ottime miniature per i video. Oppure David Rubino che. Vabbò, David Rubino ormai è quello che ha avuto più successo, ok? Gli squali stanno arrivando! Mio Dio. Mega contento di essere finito su Webstar Magazine. Ma anche Ernia? Cosa? Perché? L'unica cosa che Ernia Easy. riconosco di buona sto magazine è che ogni tanto tiravano fuori delle cose che non riuscivo a collocare a livello temporale. Tipo l'arrivo delle GIF su Facebook a gennaio 2016, non c'erano sempre state. Oppure la parola petaloso ad aprile dello stesso anno. O ancora ho scoperto che chi faceva video su Musical.ly si chiamava Muser, gli antenati dei TikToker. E poi ho scoperto l'esistenza di un programma su Comedy Central chiamato YouTubers. Scritto così. Con Violetta Ross, Daniele Das e Matter, Brian Amato, Jaser, Francisco Piva. Scusa, Daniele Das e Matter,
Adesso lavora in radio, quindi c'è. Non ne ho idea. Tra pagine sui casting del web, pubblicità per eventi fallimentari che noi conosciamo molto sì. bene. Un tutorial su come costruire una bomba batteriologica. Consigli sui bikini. Consigli sui capelli ossigenati. Consigli su come uscire dalla friendzone. L'oroscopo. Room tour. E tutorial vari. Man mano che sfogliavo la rivista, iniziavo a farmi ancora più domande. Perché tutto quello che c'era dentro era roba che trovavi già su internet. Ma perché alcuni magazine funzionano ancora? Qual è la formula per vendere un magazine? Mi è bastato fare qualche ricerca gossip. Per capire che molti dei mensili più celebri sono accomunati da una semplice cosa: il gossip. Ok, va bene, il vecchietto a cui piace la pesca se lo compra. Il pesce trombetta. Wow, bello questo. Un bel magazine sulla pesca. Un bel giornaletto sul pesce trombetta. Io però parlo di quelli più comprati, ok? Okay. Sono tutti sul gossip, cose che non si possono sapere sui VIP. Fotografie mentre si fanno i cazzi loro, litigi, riassunti e drama generale. Quindi il gossip comanda le riviste oggi. Ecco, Star Magazine non ha la minima ombra di gossip. No, questa non vale, non era loro intento. Forse è questo che ha fatto sì che piano piano la gente non la trovasse più interessante. Secondo me già al terzo numero la rivista sugli youtuber non aveva più nulla da offrire. Essendo che erano tutti creator sotto lo stesso management, non si potevano far uscire robe private, gossip e altro, quindi automaticamente il magazine non aveva la parte scandalistica. Non potevano fare 8000 pagine con titoli come Chiara Ferragni questa volta ha esagerato, è finita, è morta alla fine, il tracollo. Sì, lo so, oggi su internet se ci interessa il gossip degli influencer. Tony Gamer 2044 litigio live completa. Ci sono i freebooter e canali come Social Boom. Oppure web, dove prima o poi mi potrete. Lo Social Boom. Che canale di. Un giorno, ragazzi, ci recuperiamo alcuni video celebri di Cian Cianguilla. Forse no, non c'è. Allora, mi voglio recuperare quello sulle live IRL in live. Quello di Riccardo Rosario. Sì, Riccardo. Riccardo Rosario, vedere passeggiare nei corridoi della loro sede con un ordigno fatto in casa. Ma prima tutti questi canali di gossip non c'erano. Ma non era stato questo a far sì che nascesse il progetto Webstar Magazine, perché il motivo era un altro. YouTube Italia ha una storia bellissima, piena di punti alti e bassi. La ricordiamo con nostalgia e proprio per questo tendiamo sempre a usare quando ancora YouTube Italia non faceva schifo. Ma vi posso assicurare che 10 anni fa dicevano la stessa identica cosa della generazione vecchia. E poi andavano a fare iscrittori cambi nei commenti. Secondo me la risposta al perché abbiano realizzato questo magazine è semplice, ovvia e potrebbe farvi arrabbiare. Puro e semplice business. Sì. Webstar Channel voleva in ogni modo far uscire gli youtuber dal web, trasformandoli in star effettive, facendoli in qualche modo allontanare dai video e avvicinarli al mondo delle celebrità, degli attori e dei VIP. Nel 2016 riuscirono a far pubblicizzare a Greta Menchi un prodotto della Herno, un'azienda di alta moda. Il target era sbagliato? Ci fu una conversione bassissima? Non ha funzionato visto che lo hanno pubblicato nella pagina dell'azienda e ha fatto solo 96 like? Chi se ne frega, erano riusciti a far pagare soldi su soldi a un brand. Era un modo per dire: noi del web siamo pronti a lavorare a cifre altissime come qualsiasi altra star. Il motivo per cui hanno continuato fino al 25° volume, anche se già dal terzo probabilmente non lo comprava più nessuno, è per istituzionalizzare i loro creator per poi venderli ai brand. Dovete sapere che durante il Covid, quando eravamo tutti chiusi in casa, le aziende si sono accorte che internet serviva. Ogni azienda post-Covid ormai prevede un budget da dedicare alle campagne. Perché ormai dopo il Covid tutti hanno iniziato a fare diciamo i loro account TikTok. Mi ricordo tutte le scuole di calcio che ne avevano uno, lo hanno attualmente e a me piace questa cosa. Quindi. Spagna e web. E ormai la situazione prezzi si è stabilizzata. Ma 10 anni fa, quando Webstar Channel ha iniziato a lavorare su YouTube, alle aziende non fregava nulla degli YouTuber. Erano nullità che facevano solo video per ragazzi. Fargli fare film, figurine in edicola, apparizioni in TV, libri, una rivista. Serviva per mettere sotto gli occhi dei brand che la nuova frontiera era internet. Senza questo magazine non avresti mai potuto vedere Greta Menchi pubblicizzare un giubbotto Napapiri. Perché fino ad allora. Io ce l'ho un giubbotto Napapiri. Ti preferiva metterlo ad un attore di cinema. Senza tutto questo, nemmeno io oggi potrei guadagnare tanto dagli sponsor grazie al lavoro che faccio. Ma tutto questo processo fatto da Webstar Channel continua ancora. Dopo 10 anni, sicuramente YouTube Italia è cambiata molto. Sono cambiati i volti principali, alcuni hanno smesso e altri si sono rinnovati. Sicuramente abbiamo smesso di idolatrare in quel modo strano gli youtuber e in qualche modo gli eventi si sono assestati e c'è più consapevolezza del lavoro dei creator. Adesso non serve più fare film, riviste, libri con il solo obiettivo di farsi scoprire dal mondo
mondo delle aziende, perché questo lavoro è già stato fatto da qualcun altro, nel bene o nel male. Webstar Channel ha creato un mito, poi ha realizzato centinaia di prodotti esterni a YouTube, avvicinando enormi brand e tantissimi soldi, e infine questa YouTube Italia, incapace di poter dare altro, è tornata indietro sui suoi passi, e tutto si è spento. E sarà proprio alla fine di quest'arco narrativo di fangirl che urlano agli eventi e di giornaletti per teenager che forse finalmente YouTube Italia potrà vedere una nuova incredibile era. Ma questo solo il tempo ce lo dirà. Let me begin. Oh, è stato un video incredibile. La storia dimenticata degli Oscar di YouTube Italia però rimane comunque un video veramente incredibile. Ma pensare che c'è uno cioè io non è semplicemente perché letteralmente incredibile come il figlio di una leggenda della Juventus abbia detto bah, iniziamo a fare tutte sì lo so, lancio cose a capo, ragazzi, è effettivamente vero, però sì. Mi sa che sarò in live da poco. Mi sa che farò parte della chat della live di Poldo, perché questo video è stato incredibile. Io ripeto, la prima volta che ho sentito è stato in quel video di YouTube là. Ma signori, noi ci salutiamo. Ciao.